Mister, allora, innanzitutto bentornato a Catanzaro, complimenti per questa vittoria. Vi ritagliate un piccolo pezzo di storia, no? Questa, la matricola Monterosi che viene a Catanzaro, vince con pieno merito, lo devo dire, insomma, al termine di una partita assolutamente molto positiva. Insomma, vabbè, complimenti e ci dica come ha fatto. No, grazie per i complimenti. Sappiamo che Catanzaro è una grande squadra e ha fatto un grande campionato. E venivamo qua, è chiaro che giocando liberi mentalmente, cioè la maglia del Catanzaro chiaramente pesa molto di più di quella del Monterosi, quindi c'è una pressione maggiore. Io ho giocato in questa piazza, abbiamo fatto 3 anni di Serie A, eravamo tutti molto, molto giovani, ma qui ancora si vive chiaramente di quei ricordi di Massimo Palanca, Gianni Improta, del presidente Ceravolo, Merlo. Insomma, abbiamo fatto Carletto Mazzoni allenatore, abbiamo fatto veramente dei campionati splendidi. E chiaramente adesso il Catanzaro ha necessità per la piazza che è, per l'organico che è allestito, ha necessità di vincere. E non è mai facile in questi campionati dove c'è grande equilibrio. Devo anche dire e riconoscere onestamente che il primo tempo ha avuto buonissime occasioni il Catanzaro per andare in vantaggio. Abbiamo murato, sono stati bravi i miei difensori. E poi però quando ripartivamo anche noi abbiamo avuto due o tre situazioni importanti. Il secondo tempo mi è sembrato che la mia squadra sia cresciuta e insomma abbiamo... Penso abbiamo legittimato con una buona prestazione anche il risultato, anche se insomma il Catanzaro ci ha provato fino alla fine, se va dentro la traversa all'ultimo secondo. Cioè, c'è da dire questo, che il Catanzaro non ha lesinato energie e quindi credo che sia una squadra in salute e credo che possa recitare un ruolo di primo piano nei playoff. Senta, tutta la squadra ha giocato su altissimi livelli. A me personalmente le dico, mi ha impressionato questo 2002 artistico in avanti che secondo me ha fatto un partitone, ha messo in grandissima difficoltà tutta la difesa del Catanzaro. E questo credo che è il compito suo, insomma, del Monterosi, quello di provare a lanciare quanto più possibile i giovani in gamba. Sì, noi siamo una delle squadre più giovani, se non addirittura la più giovane, e non possiamo prescindere da questi ragazzi che hanno entusiasmo, che hanno forza, hanno gioventù e soprattutto hanno grandi motivazioni per loro è una vetrina potersi mettere in mostra. E quindi è chiaro che danno sempre tutto, poi a volte hanno anche dei limiti. Artisti che ha fatto una grande partita, ma fare un solo nome vorrebbe dire togliere qualcosa agli altri, perché tutti quanti hanno fatto veramente una grande prestazione. Mi mettono in difficoltà questi ragazzi perché in settimana si allenano sempre bene, con grande entusiasmo, con grande intensità. Ma soprattutto sono umili, chiaramente devono migliorare sotto il profilo tecnico, però quando c'è questa umiltà, questa coesione, questo spirito di intenti, in un campionato equilibrato come quello della Serie C può sempre succedere di tutto. Mister, Sì, buonasera, buonasera. onore conoscerla. 4 vittorie nelle ultime 5 trasferte, playoff che potete tranquillamente, secondo me, disputarli e probabilmente partireste in trasferta. Questo, secondo lei, può essere un vantaggio? Ma intanto cerchiamo di abbiamo ancora queste 3 partite, di finire bene. È chiaro che in questo momento noi abbiamo fatto un grandissimo campionato, non dobbiamo dimenticarlo, che insomma, appunto grazie a questi ragazzi, grazie a tutto l'ambiente, grazie al mio staff, Guido Di Deo, Massimo Stalteri, preparatore dei portieri Morelli, Antinori, che è l'altro preparatore, insomma tutti quanti, i massaggiatori, dal magazziniere, tutti hanno dato il meglio. E quindi adesso cercheremo, chiaramente la salvezza è acquisita, cercheremo di partita in partita, senza gravarci di eccessive responsabilità. Domenica giochiamo col Francavilla, cerchiamo di ottenere il massimo e poi alla fine tireremo le somme. Però è chiaro che insomma, vincere nelle ultime 5 partite, nelle ultime 5 trasferte 4 volte vuol dire che la squadra ci crede, che ha entusiasmo e che ha anche delle qualità. Altrimenti
anche se noi non siamo mai contenti, io non sono mai contento, perché a volte vedo che sbagliamo delle ripartenze anche nel primo tempo, che con un pizzico di lucidità e di freddezza in più potevamo essere più incisivi e più pericolosi. Però insomma lavoreremo per migliorare. Abbiamo fatto, torno a ripeterlo, un miracolo sportivo, perché Monterosi all'inizio dell'anno non era quotata in nessuna graduatoria, come non era quotata in nessuna scommessa per poter salvarsi. Invece ci siamo riusciti a salvarsi, questo è a merito di tutto l'ambiente, ma soprattutto dei giocatori che non hanno mollato mai anche nei momenti difficili. Lei che è stato uno dei baluardi, io la ricordo, perché lei non si ricorda, ma io ho fatto 3 anni l'ha detto stampa proprio in quegli anni in cui lei citava, i 2 anni con Mazzone e l'anno con, mi pare, con Tarcisio Bugnici. Con Tarcisio Bugnici, sì, è vero. Lei con Orazzi in particolare. Sì, Angelo Orazzi. So che c'è un buon rapporto anche con lei. Le volevo chiedere che cosa ha provato al triplice fischio dell'arbitro come ex baluardo del Catanzaro, ex colonna del Catanzaro, il Monterosi violare il Cerato. Che cosa ha provato dentro di sé come uomo, non come tecnico? Sì, ma insomma è chiaro che quando si fa questo mestiere si cerca sempre di ottenere il massimo risultato, più che pensare al passato, all'ex Catanzaro, a quegli anni meravigliosi che abbiamo vissuto in Serie A, dove ci siamo tolti veramente le grandi soddisfazioni. Ho pensato alla mia squadra, ai miei ragazzi che avevano dato tutto, che mi mettono in difficoltà ogni settimana per fare delle scelte, perché tutti si propongono con grande entusiasmo. Quindi il primo pensiero è stato a loro, alla società, a tutti quanti, per poter, appunto, per poter vivere queste soddisfazioni. Vivere queste soddisfazioni sono importanti perché danno entusiasmo al presidente, danno entusiasmo a tutto l'ambiente, e questo in una realtà piccola come Monterosi, che abbiamo pochissimi tifosi, che giochiamo sempre fuori casa, non abbiamo uno stadio nostro, direi questo che ingigantisce l'opera che questi ragazzi hanno fatto, e oggi ne hanno dato un'ulteriore conferma con questo grande risultato. Grazie.